Sì, buongiorno. Voglio raccontare qualcosa di questo Via Roma Street Party. È la prima volta che l'amministrazione comunale a Saronno organizza la chiusura di una via per fare un evento non solo sportivo, ludico, ricreativo, dove i cittadini praticamente sulla prosecuzione di quello che è stato il Parking Day che abbiamo fatto a settembre si riappropriano di un brano di città e lo trasformano da luogo di passaggio, di transito prevalentemente di auto ma anche di biciclette in un luogo di incontro e di socializzazione. Allora abbiamo organizzato con la collaborazione del Pedale Saronnese una gincana per bambini, con la Saronno Servizi Sportiva il pattinaggio a rotelle, perché naturalmente non si può pattinare sul ghiaccio su una strada, e poi con altre associazioni e volontari, Hauser ad esempio giochi di società, e la stessa cosa ha organizzato il presidente della società di scacchi di Saronno, per cui si può giocare a scacchi su un tavolo oppure con una grande struttura appoggiata sull'asfalto. Quindi è un po' l'inaugurazione anche di questa via che è stata completata per i lavori stradali, marciapiedi, sistemazione della pista ciclabile più o meno un anno fa. Adesso sono stati messi i fiori, i cespugli, che naturalmente quando saranno ben attecchiti a primavera fioriranno ancora di più, e quindi diventa un piccolo salotto della città di Saronno. E l'idea, se andrà bene, come mi sembra stia andando, perché la gente comincia a arrivare, ripetere questo esperimento in altre zone della città che sono scarsamente fruite. Ad esempio, questo è un luogo, un non luogo è Piazza De Gasperi. E l'idea qui al Matteotti o da altre parti di fare iniziative del genere che sono cross. Tra l'altro è stata fatta in collaborazione anche con i commercianti, abbiamo invitato Ascom e Duc e i commercianti del quartiere a aprire anche la domenica, perché approfittassero appunto della frequenza, della frequentazione di gente che magari non viene mai qua, per far vedere che loro hanno delle attività di ristorazione, bar e altri tipi di... Quindi diciamo, in conclusione, un'iniziativa che attiene sicuramente all'assessorato alla mobilità e all'ambiente e al verde, ma anche agli assessorati allo sport, al commercio e alla cultura, perché dalle 4:30 alle 6:30 suonerà una marching brass band di professionisti che suonano in Festival Internazionale del Jazz. Quindi questo è, diciamo, sono le motivazioni che ci hanno spinto come amministrazione a fare questo evento. L'Alveare è un sistema per fare la spesa direttamente dai piccoli produttori del territorio, tendenzialmente a chilometro zero. Alcuni prodotti, infatti è facile trovarli in Lombardia, per cui la frutta e la verdura, carne di mucca, carne di pollo, per esempio viene da Garbagnate, i formaggi, le cose che trovate ogni settimana per una spesa semplice, diciamo, la spesa di tutte le settimane. Poi ogni tanto abbiamo dei produttori sempre diretti, quindi noi abbiamo il contatto direttamente col produttore, ma magari vengono le arance dalla Calabria, l'olio, per esempio qui in degustazione se volete è un olio siciliano fantastico, l'Utrappittu, oppure il pane di Saronno. Quindi io praticamente ho questi produttori, ogni settimana scelgo un catalogo selezionando i quali produttori mettere in vendita e apro una vendita che si svolge online, quindi molto semplice. Se uno è iscritto all'Alveare con la mail, riceve la mia mail di apertura di vendita che dice: apro la vendita questa settimana, c'è questo e quell'altro, magari descrivo dei produttori nuovi, scrivo due o tre cose. Ricevete la mail, potete cliccare e andare a vedere il catalogo, che è un e-commerce, quindi produttore prodotti più metto a carrello, quindi uno può prendere la verdura dal contadino, un'insalata per dire, le mele, poi che ne so, una caciotta, la carne e una pagnotta. Fa la spesa, quindi ha preso tutte queste cose da singolo produttore, senza però dover andare nella fattoria, nel campo, eccetera. Il mercoledì, quindi la spesa si fa online così, si paga online entro il lunedì sera.
nel mio caso l'alveare di Saronno. Non ho detto che il progetto è a rete, quindi la rete è alveare chi dice sì. Io come alveare di Saronno sono uno degli alveari che c'è in Italia, sono 270 adesso. E quindi avendo fatto la spesa, quindi la settimana che si decide di fare la spesa, senza alcun obbligo, senza alcun minimo d'ordine, non è un abbonamento, quindi voi ricevete la mail, potete non comprare oppure comprare, dovete venire a ritirarla, appunto non più dove vedete qui, ma al ristorante Mezzaluna, che è il ristorante dell'hotel La Rotonda, davanti all'Esselunga in pratica, in via Novara 53. Si viene e i produttori poco prima mi hanno portato tutti gli ordini ciascuno e uno viene e ritira, quindi non c'è imballo, non c'è plastica, la frutta e la verdura il contadino me le porta in una cassetta di plastica, voi potete venire e travasarla nella vostra borsina riciclabile o portarvi via la cassetta e riportarla, però non c'è tutto quell'imballaggio della vaschetta, della cosa eccetera, si tende a aiutare un po' anche l'ambiente in questo senso qua, a semplificare un po' dove si riesce, meno plastica, più vetro e anche riuso e riciclo, quindi i barattoli dello yogurt magari nel vetro potete riportarmeli, il produttore li disinfetta e li utilizza, quindi tante idee intelligenti, diciamo i valori dell'alveare sono mangiare sano perché i prodotti sono fatti un po' come una volta, con meno pesticidi, con meno antibiotici, cioè adesso nessun allevamento intensivo, magari uno dà una botta di antibiotico all'animale nuovo per precauzione, in realtà non è massimo perché vuol dire che poi gli animali sono bombati di antibiotici, se uno invece ha un allevamento con meno animali riesce a dare la medicina solo quando è effettivamente malato, ecco che c'è un po' una carne anche di miglior qualità, l'animale non è stressato, ha il suo spazio, vive anche una vita migliore, poi se lo confrontiamo agli allevamenti intensivi non ne parliamo, ma in realtà questo vale anche per l'agricoltura che non è intensiva, perché il contadino mette le piantine alla giusta distanza in un terreno che non è imbottito di roba chimica, in una serra magari semplice o senza serra, perché adesso se vogliamo le fragole d'inverno magari serve una serra riscaldata, e non è il massimo sprecare così l'elettricità per scaldare una sera perché vogliamo per forza le fragole fuori stagione, oltre a tutti i prodotti che dobbiamo mettere nelle fragole per farle venire fuori stagione, cose chimiche per il concime eccetera, quindi alcuni produttori sono certificati biologici, non è un requisito per essere nell'alveare, quindi voi nel catalogo vedrete, che ne so, la fattoria di Tullio, che è una fattoria qui vicino, che ha le mucche, fa i formaggi, lei ha fatto tutto il ciclo completo per diventare certificata biologica, quindi anche i formaggi biologici. Altri, perché comunque è complicata la certificazione biologica, è anche costosa, sono biologici di fatto, perché magari il contadino che viene tutte le settimane da me, Orto Blu, io sono andata a vedere i suoi campi, cioè vive a questi campi vicino alle villette residenziali, quindi lontano dalle strade, campi che sono da generazioni della sua famiglia, quindi sappiamo che prima non c'era lo schifo, cioè non c'erano industrie o cose strane, o magari non c'erano coltivazioni di mais, che è una coltivazione che essendo dedicata agli animali magari ha anche tante robe in più rispetto a quelle umane, quindi è un terreno migliore e lui, cioè col suo sudore e quello del suo povero papino, poverino, perché no vabbè lui si diverte, però è un uomo in pensione che lo aiuta così gratuitamente e quindi ci porta poi delle verdure che sono di un altro sapore, un altro livello, un'altra qualità, questa è un po' la logica. Quello che non si trova in alveare, ve lo dico subito, è il risparmio, perché comunque se uno deve produrre in questo modo, con questi principi e questi valori e dare questo genere di qualità, non è che te la può svendere poi le cose, quindi purtroppo quando uno magari si affaccia al catalogo vede dei prezzi che sono un po' più alti, magari paragonabili al Natura sì, o ai supermercati biologici, quindi una linea alta, perché poi anche all'Esselunga quando trovi un prodotto che è di qualità costa tanto. Quindi questo purtroppo è così, quindi uno deve un attimo vedere, magari ridurre il consumo di carne, mangiarne meno ma mangiarla meglio, questa è un po' la filosofia che adotto io. E niente, credo di aver detto tutto, mi lascio il volantino, ci sono i miei contatti, adesso c'è una vendita aperta, io apro le vendite tendenzialmente il venerdì, quindi chiudendo il lunedì il catalogo è visibile di quella settimana, perché poi può variare, magari appunto una settimana ci sono anche il pesce che arriva da Cattolica, il pesce fresco, oppure una settimana metto il produttore di gastronomia vegana, che ad esempio adesso è anche qui, potete assaggiare le sue cose e anche comprarle perché è anche in vendita e quindi il catalogo può anche cambiare. Io apro il venerdì, rimane venerdì, sabato, domenica, lunedì per fare la spesa entro lunedì sera e dopo però è chiuso, quindi quando si va sul sito non si vede il catalogo fino al venerdì successivo.
Ok, allora mi presento io, sono Franca, una volontaria dell'Hauser. L'Hauser esiste a Saronno da 20 anni. Ci occupiamo di trasporti, soprattutto compagnia domiciliare. Abbiamo i laboratori dove vengono intrattenute le persone anziane 2 volte alla settimana, mercoledì e venerdì, e passano il tempo giocando, intrattenuti con dei film, con delle canzoni, la tombola, giochi vari. Mentre al giovedì abbiamo gli ammalati di Alzheimer. Martedì e giovedì 2 volte alla settimana ce li portano lì, li intratteniamo al pomeriggio e liberiamo un po' le famiglie. Scusa, no, beh, fa niente. Niente, oggi siamo qui appunto rappresentato con libri di ragazzi, visto che è la giornata nonni e nipoti, speriamo di intrattenerli così con i vari giochi, le varie cose che ci sono, e poi abbiamo anche una campagna dove si occupa vengono intrattenuti anche i ragazzi delle scuole, sempre con una nostra volontaria, partecipa nelle scuole in cui viene richiesto, che intrattengono sempre questi ragazzi. Ecco, l'Hauser, ecco, i libri vengono offerti solo a offerta libera, sono libri che ricaviamo dalle persone che ce li hanno, e un sostegno per noi dell'Hauser. Passo il microfono al presidente Giancarlo Monzini, presidente dell'associazione. Allora, buongiorno. Vi dico solamente 4 dati di cosa fa Hauser per Saronno. Cioè, negli ultimi anni Hauser ha effettuato per le persone sole, anziane e fragili 3.900 servizi di accompagnamenti, soprattutto nei luoghi di cura. Per tutto l'anno i laboratori sono stati aperti, cioè 2 giorni alla settimana per i malati di Alzheimer e 2 giorni alla settimana un laboratorio di socializzazione per le persone sole e anziane. È in programma a breve di aprire un altro laboratorio, soprattutto sempre per le malattie degenerative, cioè per i malati di Parkinson, che se non c'è poco niente, già con gli accordi con l'associazione provinciale apriremo il cosiddetto Parkinson Hauser, un altro aiuto che diamo alle famiglie. In sostanza si può dire che noi assistiamo quasi 500-600 persone l'anno, abbiamo 500 soci, è una delle associazioni, diciamo, più vecchie della provincia di Varese. Vi do solamente un dato: l'Hauser è la prima associazione laica in Italia con 1500 associazioni affiliate. Operiamo in convenzione col Comune di Saronno per i trasporti per le persone più bisognose, più sole. In sostanza Hauser lavora con le fragilità, con le persone anziane sole soprattutto. È una cosa, diciamo, che finalmente si è mossa anche nel campo politico in Italia. Settimana scorsa hanno presentato una legge sulla non autosufficienza. Non dimentichiamoci che siamo uno dei paesi più vecchi al mondo, secondo poi il Giappone, e poco si sta facendo per le persone anziane, soprattutto per la loro assistenza, la non domiciliarità, le case di riposo sono insufficienti. Cioè in Italia c'è è l'1,9% rispetto al 5% della media europea, cioè è qui che dobbiamo muoverci, e noi a Saronno ci stiamo muovendo per vedere di aprire anche un diurno a Saronno presso un RSA, soprattutto per le persone con decadimento cognitivo. È un dramma che vivono le famiglie, che non sanno dove andare, è ancora uno stigma sociale che chi ha questo familiare malato, cioè viene abbandonato da tutti, dagli amici, dai familiari, ma anche dalle istituzioni. Cioè, stiamo facendo quel poco, lo stiamo facendo noi, cioè, con 2 pomeriggi, ma è troppo poco. Ecco, questo è quello che sta facendo la nostra associazione per la comunità saronnese. Grazie a tutti. Siamo qui in via Roma per dare una dimensione diversa a questa strada, una dimensione dove le persone possano vivere veramente la città godendo dello spazio esterno e delle piante che sono appena state piantumate in questa strada nelle aiuole, oltre alla presenza degli alberi che sono appunto rimasti i nostri bagolari di via Roma. Qui abbiamo allestito un'area giochi per bambini. Questo gioco in particolare consiste nel fare una torre di legnetti che devono essere sfilati uno per uno mantenendo l'equilibrio e cercando di non far cadere la torre, e alimentando la torre man mano che si va su, quindi è un gioco di equilibrio e di pazienza. Viene voglia di cantare, Cristian, davvero? Su, sì, non so perché, ma deve esserci qualche... Ecco, mamma mia, allora Cristian... No, questo qui in mezzo no, quello lì lo devi lasciare, devi prenderne una, ecco, come prendi questo, perfetto, e
Ma è difficile? No. No? No. Non è difficile, va bene. Che fai allora? Come? Sto togliendo questo qui. Speriamo che tu ce la faccia, perché ho paura che... stai attento. Lì ne viene fuori. Oh! Disastro! Da capo, si rifà tutto da capo, e questo è il bello del gioco. Allora, io sono Paolo Verga, consigliere del Pedale Saronnese, società ciclistica di Saronno, che segue le categorie giovanili, giovanissimi, dai 6 ai 12 anni. Oggi qua a Saronno abbiamo organizzato un percorso a gimcana, quindi un percorso di abilità con diversi ostacoli per i bambini, in cui si potranno cimentare in queste prove di abilità, e alla fine diamo un piccolo premio di rappresentanza per l'impegno che ci mettono, nella speranza appunto di trovare anche nuovi talenti da poter indirizzare a questo sport, che secondo me è molto, molto utile e molto per la crescita dei bambini e per sviluppare un po' le capacità motorie, le capacità psicomotorie, di equilibrio, coordinazione e soprattutto anche la competitività buona e il sano sport nelle competizioni con altre squadre e altri ragazzi. Ringraziamo ovviamente il Comune di Saronno che ci ha permesso di fare questa manifestazione. Buongiorno a tutti, siamo in via Roma, abbiamo risposto alla chiamata dell'amministrazione comunale che ha chiesto di aprire di domenica per inaugurare la nuova via Roma, con la speranza che la via Roma diventi davvero il salotto di Saronno. Siamo davanti al nostro negozio in via Roma al 56, l'Enoteca Vago, che ha a Saronno iniziato nel 1954 la storia con la vecchia osteria Bar Pianta.
Noi abbiamo un'attività di enotecari e fornitori di vino, abbiamo più di 6.000 etichette di vino e siamo presenti con un banco d'assaggio per le persone che vogliono fermarsi da noi. Vi ringrazio e vi attendiamo in via Roma al 56, grazie.